La Yamaha sta sviluppando da diversi anni Motobot, la moto che si guida da sola, e i primi risultati sono incoraggianti. La moto corre veloce e fa ottimi tempi, ma non è riuscita a battere un campione come Valentino Rossi. La gara, con un modello R1 stradale e con un solo giro di circa 3,5 km sul circuito della California, ha visto The Doctor concludere in 85 secondi, mentre Motobot in 117. L'obiettivo dell'azienda giapponese non è quella di sostituire il pilota, ma di sviluppare nuovi sistemi di sicurezza. Second that ticks, the number of decisions to make is infinite. So, how do human minds find the right ones so quickly? I can see you now, far off in the distance. If I can learn more about you, perhaps I will someday catch up to you. Amazing progress, Motobot. I hope there is more to come.